abusava sessualmente di bambine di 10-12 anni e delle loro madri. Prima le convinceva ad iscriversi alla sua associazione, la comunità New Age Remaia, con la scusa di intraprendere un percorso di vita positivo, ispirato alla filosofia orientale. Dopo averle sottomesse psicologicamente, le violentava. È finito in carcere poche ore fa Danilo Speranza, romano, 62 anni, capo indiscusso della setta Remaia, con più di 1000 adepti, da lui fondata negli anni 80, ufficialmente per disintossicarsi dalla droga e seguire corsi di yoga e filosofia. La sede dell'associazione si trovava nella zona di San Lorenzo, a Roma. Speranza è accusato di violenza sessuale anche su minori, truffa aggravata e false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, ma rischia anche l'accusa di riduzione in schiavitù. Dalle indagini degli investigatori è emerso il tentativo di Speranza di accreditarsi tra associazioni islamiche di musulmani a Napoli e a Roma. L'uomo convinceva le madri ad affidare ad altre famiglie i propri figli e si faceva intestare contratti di negozi grazie alla copertura della sua comunità. L'ordine di arresto è partito dal procuratore capo di Tivoli ed è stato eseguito dagli agenti della Polizia Municipale di Roma. Convinceva appunto questa persona ad effettuare delle pratiche yoga, a praticare la filosofia orientale, che poi sostanzialmente sfociava in realtà in abusi nei confronti di minorenni, i cui genitori magari erano già associati a questa festa, e altre persone associate che si lava insomma di denaro notevoli per presunte ricerche scientifiche.